Già incontrata e avevamo già parlato di questo studio che si chiama Tsunami, lo tsunami per combattere lo tsunami Covid. E servivano più di 400 persone, stiamo parlando di quello studio legato al plasma delle persone guarite da Covid per invece i pazienti Covid. A che punto siete? Come sta andando? L'arruolamento è fermo perché mancano i malati Direi con per Covid. fortuna, E diciamo, questo no? direi siamo molto soddisfatti di non poter portare avanti il nostro splendido studio. È un'ottima ragione. Quello che non si è interrotto è la raccolta di plasma. Da donatore convalescente, la sua inattivazione, qualificazione, congelamento e stoccaggio, E questo perché arsenale laddove anti-Covid a che dovessero. punto è? Quante ce ne avete di sacche? Ma vede, i centri che aderiscono allo tsunami nazionale sono oltre 60, quindi c'è un grosso sforzo, quindi c'è una donazione molto, molto importante. Quello che manca, e lo voglio ancora sottolineare, è l'evidenza scientifica sulla sicurezza e sull'efficacia del plasma come terapia. E Certo. questo noi non l'abbiamo ancora. Forse arriverà dagli Stati Uniti che sono in piena pandemia, ma non dobbiamo, lo sottolineo, considerare la plasmaterapia iperimmune come una terapia sicura ed efficace per il Covid, perché al momento non abbiamo l'evidenza scientifica necessaria. Professore